sera facciamo i preferiti. Poi ho capito perché ha fatto così tanto successo. È il Trono di Spade, che io non avevo mai visto in tutta la mia vita. E mi è piaciuto, sì, abbastanza. Diciamo che le parti più belle, secondo me, sono quelle fantasy, un po' alla Signora degli Anelli, quando c'è la quando ci sono le varie battaglie. E quelle sono le parti principali, cioè quelle che preferisco, quando ci sono i draghi. Eccetera eccetera. E poi dopo tutti gli inciucci alla Beautiful per me sono abbastanza noiosi, però praticamente l'80% delle situazioni sono così, quindi se le fa andare bene. Però diciamo che appunto sì, prevalentemente a me piace la parte fantasy della serie. È una serie talmente vecchia che non sto qui a spiegare perché sicuramente tutti hanno già visto. E dico solo che i personaggi che mi sono piaciuti di più sono stati Arya e Jon Snow. Per il resto, soprattutto Arya mi piace molto come personaggio, mi è piaciuto molto fin dall'inizio. Una cosa che ho mangiato e che mi è piaciuta tanto, adesso di solito mettono cosmesi, cose del genere, io faccio un po' a modo mio e metto anche una cosa buona da mangiare, ovvero questi wafer al cocco che ho acquistato al Lidl. Mi sono piaciuti molto molto, sono molto dolci e un po' forse vanigliosi, però il cocco non è troppo invasivo e molto molto buoni. Forse li avrei fatti più coccosi e meno vanigliosi, però ci sta, comunque molto buoni. Appena si apre il sacchetto esplode questo profumo di cocco tantissimo, poi quando lo si mangia si sente forse un po' più il latte e la vaniglia, però si sente anche il gusto del cocco. Però sai, per me non è mai abbastanza il cocco, bisogna sempre che ci sia di più. È una mania. Un prodotto che ho usato tantissimo durante tutta l'estate, praticamente sto ancora utilizzando perché, ahimè, ci sono ancora tantissime zanzare e insetti che mi pungono. E ovvero questo antizanzare che si chiama Stack Insetto Repellente Tropical. Protezione forte da zanzare, comune, tigre, anche contro le zecche fino a 8 ore per attività all'aria aperta. In realtà io lo uso anche per stare in casa perché, vivendo in campagna, ci sono tanti insetti, soprattutto tante zanzare e tigri. E questo è il secondo spray che compro, se non forse anche il terzo, vabbè. E mi sono trovata molto bene, quando non lo metto mi pungono, quindi devo ricordarmi sempre di metterlo, di spruzzarlo, specialmente la sera. Ha un buon profumo, non unge, qui non c'è scritto, però c'è un
Altro consumo approvato, test del 2022, qualità ottima, dice qui. Qui si è ormai tutto cancellato, non si riesce a leggere più nulla, perché lo tengo anche in borsa quando esco, nello zaino, eccetera, eccetera. Quindi questo super approvato, preso sempre al Lidl. Cioè, è buono, non sa della classica citronella. Ma non sa neanche d'autunno. È un profumo tutto suo. So che c'era anche la versione family e qualcos'altro, però questo con l'etichetta gialla e rossa è quello migliore. Chi mi segue su Instagram sa benissimo sta cosa, ma comunque mi avete visto anche in alcuni video. Questo vestito top che ho preso, cioè top non è un top, ma è top in questo senso, è marcato Terranova, quindi è di Terranova, però io l'ho preso al mercato e l'ho pagato 3 € ed è un vestito super Fairycore, ma super, ricorda un po' il Fairycore, e è molto comodo e fresco e molto femminile. Me l'avrei visto indossato in alcuni video e poi lo indosserò anche per un futuro roleplay, non facciamo spoiler. Comunque molto bello perché è molto lungo. Se vuoi vedere come mi sta, c'è una foto sul mio profilo Instagram. È lungo però ha due spacchi molto profondi, diciamo, ai lati, quindi si sta belli freschi e si cammina bene, insomma, non perché a me piacciono quei vestiti a tubino che ti stringono, soprattutto in estate, voglio stare libera perché le cose che mi stringono in estate mi fanno sentire ancora più calore, invece così stavo bella fresca. Faccio vedere un'altra cosa che penso non vedrei da nessuna parte, e perché sono delle babucce che ho preso, pantofole che ho preso al mercato a 1 € e sono la cosa più uscina penso, e io lo sto indossando in casa, ovviamente uscirci sembra molto complicato abbinarle, trovare degli abbinamenti, ecco. Queste babucce che pare che al mercato andassero di moda perché le avevano varie bancarelle, tra cui io le ho prese dagli indiani a 1 € però poi in un sabato di mercato a Padova avevano anche altri colori e soprattutto avevano anche la versione a stivaletto. Che fashion! Io ho la taglia 41 e sotto sono proprio come delle scarpe, quindi non so se sono scarpe, io penso siano babbucce. Comunque sono di plastica sotto, morbida. Fanno anche un bel topping. E invece sopra sono fatte di un tessuto tipo asciugamano. E sono elasticizzate qui, quindi tengono anche bene il piede. Sono strane. Le ho prese punto primo perché costavano 1 euro, punto secondo soprattutto perché sono strane, non le avevo viste da nessuna parte, ho detto sì, ok, sono da me, io le prendo, sono anche comodo alla fine, se ci fossero state nere sarebbe stato perfetto, però tra rosa, c'erano rosa e verdi, ho preferito questo bagnoschiume al cocco, ovviamente. Ce n'era uno molto buono che utilizzavo del Lidl, però poi era finito e loro in offerta c'erano questi qui, felce azzurra. A me piace anche della Vidal all'argan,
l'argan, l'argan, sì, qualcosa che c'entra con l'argan, quello lì è buonissimo. Allora, quando ho visto questo felce azzurro con ambra e argan, con ambra e argan, essenza di nutrimento, bagno doccia, l'ho preso e mi sono trovata benissimo perché è veramente molto buono. Ha una profumazione che ti resta molto intensa, la profumazione ti resta un bel po' sulla pelle, anche dopo un po' di tempo che ti sei fatto. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, però era un'offerta, quindi presumo meno del prezzo base. E lo ricomprerei, forse lo ricomprerei anche un'altra profumazione, ma forse no, perché non so, di solito fanno pino, cose del genere, no? Muschio bianco. So, felce azzurra, mi immagino muschio. Invece le profumazioni con l'olio di argan mi piacciono sempre molto. Quindi so che spesso, anche se cambio marca, però se c'è quella profumazione lì io posso andare convinta che mi piacerà. Questa profumazione è il cocco, ovviamente. Sono 650 ml. Una cosa che ho iniziato ad utilizzare adesso che è fine settembre e troppo bella, mi piace, perché è iniziato a piovere, insomma ci sono i momenti anche al mattino presto c'è freddo, è questa felpa che non credo di aver mostrato in nessun video, ma non sono sicura. Tante volte sono andata al mercato e poi ho mostrato, facevo gli haul su Instagram, quindi adesso non mi ricordo esattamente se questa felpa l'ho mostrata su Instagram solamente oppure anche su YouTube, ma penso, sono convinta, diciamo al 96% di averla mostrata solo su Instagram, però di ed è una felpa che ho preso in una bancherella dove avevano sempre rimanenze di magazzino, avevano molte felpe e anche altro abbigliamento nuovo col cartellino. E a prezzo pieno c'era scritto veniva un sacco di più, io ho pagato 2 euro. La marca è Sublevel o Sublevel. Enjoy Fashion, Enjoy, c'è scritto Original Collection. Mi piace un sacco come è fatta, mi sono presa una taglia M perché volevo. Quando sarà inverno, che la metterò anche in inverno, avrò anche altri indumenti sotto, quindi non è che mi deve comprimere. Comunque la taglia S mi sarebbe piccola in generale, penso sia da maschio, perché di solito io ho la taglia L normale, delle taglie femminili, invece quelle maschili ho la M. Però non sono sicura sia da maschio o da femmina, onestamente, perché c'erano delle fantasie che erano benissimo unisex, tranne una che era tipo bianca con delle farfalle rosa, che poi in realtà dipende dai gusti, cioè rosa, diciamo per la società, un colore femminile, ma poteva benissimo essere scelta da un ragazzo, non c'era un problema. Quindi, non so se sono sfiancatine, onestamente. Comunque, mi piace perché ha una
una fantasia tipo una trama da maglione o da copriletto tipo invernale. Boh, mi ricorda qualcosa di invernale, molto soffice. Poi ha un cappuccio molto grande, che io adoro le felpe col cappuccio grande, nonostante non sia oversize. Questo cappuccio molto capiente, guarda. Sì. E poi qui ha è fatta in modo che ti copra il collo, come se avessi una sciarpa o qualcosa, quindi copre dal vento. Ah, mi sento così protetta. Wow, adoro. Poi ha le tasche qui. Non ha cerniera. Questa tasca qui con questa decorazione in finto camoscio, dall'altra parte non ce l'ha, quindi ha questa particolarità. Di qua invece è normale, nero su nero non si vedrà nulla, immagino. Vieni su Instagram se vuoi vedere le cose indossate, vieni su Instagram, mi trovi col nome Ecate Splendente. Questa super approvata, poi 2 euro una felpa, cioè quando mai? Non potevo lasciarla lì. E adesso ho lasciato per ultimo, sì, la cosa principale, la cosa di cui mi sono innamorata. Insomma, l'acqua
Finalmente io vado e cosa trovo? Tutti i giardini dissensi, tranne quell'acqua al cocco, perché era finita. Quindi, dopo svariati giorni, torno e finalmente, eccola tra le mie mani. Ne ho già usato un sacco, però non si vede. Per voi non è un sacco. Così, ma per me lo è, perché ne sto usando, ma allo stesso tempo sto cercando di non, cioè mi dispiace finirla, eccetera eccetera, anche perché è stata un'odissea per trovarla, metti che poi dopo un inverno non la fanno più, io ho intenzione di indossarla per sempre, cioè, questo sarà l'odore che avrà la mia pelle anche da morta, anche se mi cremate. Sarà un albero e non dite una palma di cocco, perché non sarò una palma di cocco, ma profumerò di cocco. E quindi è questa qui, è un profumo buonissimo, dolce, però non troppo dolce. E la cosa che mi piace di più è spruzzarla sui capelli, perché dura tanto il profumo. Poi me la faccio così. Questo profumo di cocco è troppo buono. E costa 5,49 euro se non sbaglio, una cosa del genere. C'è su Amazon, ma costa di più, costa 6 euro qualcosa. E poi volevo, prima di acquistarla su Amazon o di acquistarla, volevo trovarla in un negozio fisico dove poterla usare, perché metti che la usavo e poi non mi piaceva. E quindi alla fine, appena l'ho provato il tester, l'ho provato, ho detto la compro subito, dove devo firmare, tieni i miei soldi. E quindi eccoci qua, anche se poi il giorno stesso che l'ho comprata l'ho mostrata su Instagram, perché appunto se mi segui su Instagram scopri molte cose prima di questi video e anche cose che qui non dico. E una ragazza mi ha fatto vedere, ah, sono andata alla Coop, ho trovato questa buonissima, ma porca miseria, era un'altra acqua di cocco, acqua profumata al cocco, quindi finito questo andrò alla Coop a cercarla sempre se la troverò. È che mi scocciava aver appena comprato questo e dopo non andare subito a comprarne un altro, perché ormai mi sono innamorata, io non riesco. Quindi la parte che a me piace tanto spruzzarla sui capelli, poi dura tanto e io sto tutto il giorno con questo profumo di cocco sui capelli, non so se gli altri lo sentono, in teoria sì, perché alcune persone mi l'hanno fatto notare e mi hanno detto, ma hai cambiato shampoo? Faccio no, è l'acqua profumata al cocco, oh buonissima. E quindi estate praticamente, probabilmente anche di tutto il mio inverno, non lo so, anche perché in estate se ho questo addosso non è che posso avere anche questo, perché se metto profumi dolci poi già mi pizzicano o mi mordono le zanzare, normalmente se poi mi metto anche dei profumi dolci proprio lì le invito a cena, a pranzo, colazione, tutto, quindi meglio che l'abbia trovato verso fine agosto, inizio settembre, anzi inizio settembre l'ho trovata in realtà, e quindi meglio così, e me la spruzzerò tutta l'inverno, tutto ottobre, tutto, non so quanto mi durerà, tutto novembre, fino dopo quando andrò a cercare quella della Coop, e se no mi comprerò sempre questa perché è buonissima e mi piace spruzzarlo sui capelli, poi un po' anche sui vestiti, questa zona vicino al mio naso, che così ho, qualsiasi cosa succeda, ho sempre